Domenico! Oh! La mia amata suocera! Guarda che oggi Nello deve essere libero alle 5 e è andato in tipografia un'ora prima, povero figlio! Che solerte, eh? Bravo, ti sei messo già al lavoro, eh? È più presto del solito. Cosa vuoi adesso? Questo è il lavoro straordinario che avevi da fare, vero? Da tu avrà luogo la forza e coraggio atteso incontro di pugilato tra il popolarissimo campione Giuseppe Giacomozzi e il promettente peso medio Nello Salucci. È per questo che sono tre sere che non ci possiamo vedere, vero? Senti, Giulietta, ti prego, non ripeti benissimo che ho gli allenamenti. E io t'ho già detto un'altra volta che ne ho abbastanza della box. Dunque preferisci sposare un tipografo piuttosto che un campione di box? Ah, sì. Un tipografo con le mani sempre sporche di inchiostro. Preferisco un marito che abbia le mani sporche di inchiostro piuttosto che uno che abbia sempre i lividi sotto gli occhi e il naso ammaccato dai pugni. Ah, sicché l'ideale sarebbe il tuo illustre zio. Ecco, proprio mio zio. Vedi che al tuo negozio c'è una cliente che ti aspetta. Sì, io vado subito. Vuoi che ti aiuti, zio? Pare che ci sia un leggero miglioramento. L'amico sgobba. Sì, sì. E già, se vengono da prima al negozio, si lavora con la tizia, con la bregazione. Sgobba! E come sgobba? Poverino! Fa fatica troppo. Miracolo dell'amore. Sì, proprio vero. Ciao, zitto! Signor Mondini, avrei bisogno 100 biglietti da visita come questo. Si faccia avanti. Ecco il campione. Cavaliere, benvenuto Cellini. Celloni. È più abbondante. Al cavaliere aggiunga uff. Ufficiale, auguri per la commenda. Grazie. Ma mi dica un po', che gliel'ha fatta questa partecipazione molto varia? Lei è un farmacista anche per la sua clientela. E poi guardi, a prescindere dalla natura intrinseca del cartoncino, di qualità esigua e effimera, la carta vita è da paglia. Se lei dà questa biglietta a una signora mentre si trova un asino vicino, l'asino se la mangia. Cavaliere Uffe. Hanno trovato un errore a Greta Garbo. Il vello dipinto. Il vello. E già c'è una L da più. E poi la composizione, la cornice, dicono che è una cosa antica. Vorrebbero una cosettina moderna, stile 900. No! Mi oppongo a queste importazioni esotiche. Le farò vedere delle lettere proprio 900. A. V. W. M. N. E. Qui c'è un tunnel, doppio tunnel. Qui c'è la terrazza, dietro c'è il mare, lei si affaccia, bondì, bondì, che fresco de paradiso. Ne ho abbastanza, siamo intesi, 100 biglietti da visita. Cosa c'è da ridere, eh? Non metterò più piede in questa tipografia. Rinunzio ai biglietti da visita. Senta, cavallo ufficiale. Ci rinunzio. Bravo mio cognato. Viene un'ora prima in tipografia, un povero figlio, per stamparsi la reclame alle mie spalle e alle spalle del povero farmacista. Buffone! Cosa hai detto? Non uso ripetere. Oh, ci mancava il pugilato ora, i pugni, il luminoso avvenire. In quanto all'avvenire di Nello, come suo allenatore devo ripeterle ciò che ho dichiarato a sua moglie e a sua suocera. L'avvenire di Nello è sul ring. In quel ragazzo c'è la stoffa del campione e conosco i miei poulain. I suoi? Poulain. Non capisco. Come si vede che lei non se ne intende di sport. Poulain, pulcino. Ah ah, il pulcino sarebbe lui. Lei la chioccia ed io il pollo. Abbiamo fatto un bel pollaio. È sempre spiritoso lei. Già. Senta, le devo dire che io sono stufo di sopportare il peso di tutta la famiglia, compreso il suo pulcino. Basta! Sono io che sono stufo di te, della tipografia, dell'inchiostro, sì, di quest'aria che non si può più respirare, capito? Attenda al ring! Ma lei provoca! Callati! Andiamo, professore. Ma come te ne vai? Lascia il lavoro! Sì,
e non tornerò più in tipografia. Nello! Ma che vuoi? Lasciami anche tu. Ma zio! Sono dispiacente di averla espulso. Ma non potevo fare altrimenti. Non lo puoi soffrire, mio fratello. Non l'hai mai potuto soffrire. Perfino il rinfresco ti rifiuti di offrire dopo la vittoria. Ma se ancora non si è battuto, questa vittoria dov'è? Cosa? Vorresti mettere in dubbio che Nello vince stasera? Non la esageriamo. Ma non hai sentito che cosa ha detto il professore Marinoni? Sarà un trionfo. Ah, Marinoni, ha parlato Zarathustra. Amore! Se non ci fosse invece il professore a fare tutto quello che fa per quel povero ragazzo! Anche troppo! Non fare il sardonico! Perché secondo te il professore avrebbe trovato la cuccagna qui in casa nostra, vero? E invece lui, poveretto, che ci fa credito con tutti i soldi che deve avere d'Anello! Ah, ci fa credito? Già! E che paga? Che paga? Calmati, che paga? Calmati! Ma allora perché hai messo su quella cantina di tipografia? Il poligrafico dello Sta. Ah, ah. C'è poco da sto. Mare. Ma una volta che questa azienda è così modesta, piccola, come dite voi altri, tutta questa richiesta deve dare. Perché? Cretino! Che fai? Sei pazzo! Lo sai che qui non si deve fumare! Ma non hai sentito che cosa ha detto il professore Marinoni? Il fumo è micidiale per i boxori! E lui dagli a riempire la casa di... Ma che sono? Zanzare e boxori? Sono fucilatori! E non si deve fumare! Non si deve fumare! Mezzo secolo! L'unica mia lussuria! Tutto quello che può danneggiare quel povero figliuolo lui lo fa. Ma se invece si tratta di aiutarlo un po'... Stai fresca? Gli fosse almeno passato per la mente il pensiero di stampargli un manifestino per l'incontro di stasera. E che ci doveva scrivere? Viva mio cognato! Punto esclamativo. Ah. Oh, vigliacco! Assassino! Te ne approfitti perché siamo due povere donne! Nello ci dovrebbe essere qui! Mamma, sbagliatore tu! Il divano! I cuscini! Il divano! I miei cuscini nuovi, ricamati, sporco come sei! Passa tutta la giornata in tipografia e ha la faccia tosta di venirsi a sedere sul divano! Udoraccio! Delinquente! Mi piace l'affioramento! Bravo, Nello! Sei forte! Sei caro! Hai visto la presidentessa come lo apprezza? E con lì se ne deve intendere, sei di boxoi. Caro mio figliolo, caro. Bravo, eh? Tesoro! Ma cosa fa lei? Mancano 4 secondi! Ma che 4 secondi, va male? Il tuo cronometro! Grazie signora, io spero di vincere. Ma certamente, vincerete. Non me l'avevi mica detto che quel somaro era così animale? Pazienza Giacomozzi, pazienza. Ma che pazienza, lo sai che cosa ti dico? Alla ripresa gli ammollo un diretto nel grugno e la faccio finita. Per carità, ma che mi vuoi rovinare? Ma non capisci che per dargli l'illusione di vincere, per far credere alla sua famiglia che in quel broccolo c'è la stoffa del campione? E io mi dovrei contentare di 30 lire? E va bene, in vista dei colpi bassi te ne darò 35. Ma che 35 e 40? O 50 lire o te lo faccio secco? Ecco, l'altra metà alla fine dell'incontro. Vabbè, mettimelo nella scarpa. Fuori secondi! Non ci può stare, via! Avanti! Oddio! Che è tutta questa roba? Il rinfresco! Del rinfresco per il trionfo del gladiatore. Saporiti, eh? Forza e coraggio. Thank you.
buoni, molto buoni. Non faccio complimenti, bravo. Permetti signora che faccio fermare il gramofono, fermi pure. Che bei fiori, eh? Anello Salucci, vincitore di oggi, trionfatore di domani. Che magnifici fiori. Mamma, è la signora presidentessa, che gentile pensiero. Nello, ringrazia. Si vai a ringraziare. Signora, non mi dimentichi. No, no, eccomi. Grazie signora, grazie. E con gli allori la fortuna. Vedrà, vedrà signora presidentessa. Ancora un paio di combattimenti qui in Italia, poi via, all'estero. No all'estero, ma aveva detto in America. Sì, all'altro mondo. Ma che fai, Cirillo? Svegliati. Eh? Svegliati il discorso. Svegliati. Oh. Prenderemo adesso per farlo. Io, come presidente onorario, faccio brindisi a colui che seppe fortemente e ha voluto conquistarsi la sua gloria. Lustro dell'associazione Forza e Coraggio, di cui ci onoriamo di averlo fra i suoi lampi. Bene, presidente! Come va, signor Giacomozzi? Non è mica in collera con Nello, vero? In collera? Sì, per quei gran pugni che le ha dato, ma non se la prenda. Io sono sua madre e lo conosco bene. È un po' impulsivo, ma poi gli passa, sa. È di animo tanto buono, gli passa. Scusi la mia indiscrezione. Un uomo delle sue proporzioni. Sì, dico, nel suo peso specifico. Com'è che non gli ha sferrato uno di quei colpi irrevocabili? È proprio vero. Più si è grossi e più si è... Il resto faccia lei. Senta, se Giacinto Giacomozzi avesse voluto... Ma che è successo laggiù? Non ti preoccupino, dovrebbe aver alzato un po' il gomito. Oh. Andiamo, Giacomozzi! Giacomozzetto, che starete? Tu, io sono sempre il professor Marinoni. Grazie. Adesso, caro signor Domenico, mi pare arrivato il momento di fare i conti anche con lei. Non pare che... questo? Non può farne nemmeno. Io no. E io sì. Ma senta, ma no, c'è il conto da pagare, le spese dell'incontro. Ecco qua, 250 lire. Costa salato, signor Trionfo. Caro signor Domenico, onori ed oneri, e spendere poche centinaia di lire oggi vuol dire guadagnarne migliaia, milioni domani. Anzi, lei è stato fortunato. È stato fortunatissimo, se l'è cavata a buon mercato. Possiamo ringraziare il cielo. Uno, due e tre. Grazie. E di resto? Ah, già, 50 lire di resto. Il distratto, ecco, ecco. Arrivederlo. Senta, questa mezza carta di 50 lire, professore! Cosa vuole? L'altra metà da carta di 50 lire. Un po' di educazione, non vede che sto parlando col presidente onorario. Che mi importa dell'orario a me, mi importa 50 lire. Cosa c'è? Cosa c'è? State zitto! Non vedi che c'è la signora presidentessa? Io? Finiscila! Cosa vuoi? Che c'è? Zitto! Scusi, sa signora. Prego, mio figlio andrà molto avanti con la sua protezione. Giulietta! Giulietta! Sei tutti! Ci sospiri? No! Che ci vuoi fare, figlia mia? La vita è ingiusta. Qui ci volevo l'abbonare, ma di tuo padre, mio fratello, l'avrebbe fatta ballare tutta questa gente senza musica. Dell'abba, guardi. Che figlio? Non me ne importa più nulla. Bravo, a bravo. Imbecille, di Crocefalo. A te per la felicità, qui, contigua, a portata d'amaro. Ci voleva, apriva il cancello. Una bella festa roziale e tutti contenti. Non signore la bocca se ce l'ho fatta. Oddio! A me un asse boscato, due pesci rotte sulla faccia, si ritornava in tipografia e tutto finito. Ora che non trattiene più, dopo la vittoria si crede un gran campione. Che c'è il campione? Oh. Manello, questo è imperdonabile. Noi ci restavamo là dentro e ci parlavamo l'incanto di questa bella luna. Sì, ma anche ieri c'era. Ma ieri non c'ero io. Chi è? Ma che stranezze sono queste? Sa, è un colpo di luna. Thank you.
vuoi. Senti, Giulietta, forse tu hai creduto... Non ho creduto nulla. No, ascoltami, lasciami finire, Giulietta. Non abbiamo più niente da dirci. Le tue storie voglio raccontare a quella lunatica. Te ne prego, Giulietta. No. Lucianti, e l'amor nella notte ai cuori sorriderà. Mentre ancora gli amanti sognano baci ardenti, il mio cuore nell'ombra veglia con ansietà. Io la notte più non posso dormire, il pensiero mio soltanto sei tu. Quante cose, amore mio, ti vorrei dire, chiudo gli occhi ma ti penso sempre più. Se una notte io ti sentissi sul cuore, farei forse il più bel sogno d'amore. Solo allora vicino a me, con un bacio saprai perché, io la notte più non dormo per te. Io la notte invece dormo benone, se il tuo cuore più riposo non ha. Ti consiglio per sonnifero un bastone, un buon colpo e buonanotte ai suonatori. Per guarire del tuo male d'amore, va di corsa a cercarti un dottore. Ed invece d'un buon caffè ti darà una camomilla e poi anche un cachet. E vedrai che dormirai più di me. Presto nascondiamo la vestaglia, se lei non la vede addio sorpresa. Ma no, è Domenico. È Domenico? Ma sì. Oddio, eccolo qua, lui. E che fu sciopero oggi? Non si mangia? Già, perché noi siamo state con le mani in mano. Tiglia la cuccia la vestaglia, Annello. Io per esempio non ho avuto mai una vestaglia. Ha bisogno della vestaglia lui? Cosa fa il boxer tu? Ah, solamente il boxer ha diritto a vivere? Aspetti! Dico, qui non abbiamo tempo da perdere, vero? Bisogna aspettare che Nello finisca l'allenamento. Allora si mangerà. Quando loro ospite, tutte persone forzate, a che punto siamo arrivati? L'incontro di Carmelo e Bacchi si beve sopra e sotto l'incontro di Vittorio Emanuele e Garibaldi. Oh! Carmela sopra e mia suocera sotto. Bravo. A pro. Buongiorno nonna. Buongiorno. Fresche, eh? Freschissime. Oh, com'è andato l'allenamento? Ah, bene. Benissimo. Benone signora, benone. Questi allenamenti mettono addosso una fame da lupo. E quando si mangia? Presto caro, intanto rinforzati con delle uova, va. Ah, dice proprio bene signora, rinforziamoci. Cara signora, le uova danno forza e non ingrassano. Si sta mangiando un pollaio. Ma come, mia cognata fa gli allenamenti e lei ci smuove l'appetito. Sempre faceto lei, eh? Io faccio l'aceto e lei si succa le uova, eh? E insisti. L'acqua deve essere già a bollore. E mi raccomando, porzioni abbondanti. Abbondanti, ci tengo. Sì, perché lo spazio c'è. Che fai, caro? Sbrigati, apparecchia, apparecchia. Oh, non si incomodi. Oh, grazie. Prego. Ma che cosa? Fa qualche cosa se vuoi mangiare. Eh già, perché io non faccio il boxer, io lavoro. Ma no, non devi pigliartela tanto. Vuoi scommettere che per stasera il lavoro è tutto pronto? Sì, 10.000 copie. Neanche se lavorasse tutta la notte. Francesco! Prendiamo una carissima da carta. Sta qui un certo Domenico Mondini? Ma come non mi riconosci? Carlo Diana, 226esimo fanteria, Brigata Arezzo, Dosso Faiti, Caposile, Bordello. Diana! Oh, che men... Bravo! Mio caro Mondini! Caro Domenico! Ma che ti avrebbe riconosciuto? Lo credo io. Francesco, ferma la macchina. Sono passati 18 anni, sai, da quando ci siamo persi di vista. 18 anni? 18 anni. Ma come passa il tempo? È un mio commeratone, abbiamo fatto la guerra assieme. E quante ne abbiamo passate, signorina? Quelle erano cannonate, altro che combattimento che fa mio cognato. Tuo cognato? Ma non sarà mica quel giovanotto che pochi momenti fa, quando sono andato a casa tua per chiedere di te, mi ha... Ti ha risposto male? Malissimo. E lui? Hai un bel mascalzone.
ti trovi in presenza della più direttamente interessata. La fidanzata? Scusi, signorina. Oh, no, non si preoccupi. Forse siamo d'accordo. Ah, sì, siamo d'accordo. E allora, signorina, la prego, accetti qualche cosa del mio campionario. Un pezzo di sapone, un po' d'acqua di colonia, un po' di profumo a violetta, all'origano. Non mi serve nulla. Oh, che peccato. Devo tornare al negozio. Ah, sì? A vederla. Signorina. E adesso tu chiudi bottega, eh? E vieni con me. Chiudere bottega? È una parola. Ma come, io appena ho l'occasione di venire in città, tralascio tutto. Affari, clienti, per precipitarmi da te. E tu invece... no. Tu devi venire con me! Dici bene, tu, si vede che non sei a conoscenza dello stato della mia famiglia. Ragione di più, per divagarsi una volta tanto con un vecchio compagno d'armi. E allora, signor Domenico, si stacca! Stacca un corno! E poi le spese della clacca, che la paga, la clacca, che la paga! La clacca? Che clacca? Insomma, le spese dell'incontro. Che incontro? Tu hai un campionario, e basta. A casa io ho un campione, campione de pugilato. E che c'entri tu? Stasera lui si batte! Lui si batte, io fa... E se stasera non botti i soldi a casa, il battuto sono io! Ma come, stasera si deve decidere dell'avvenire di Nello e ancora non si sono rimediati i danari per pagare la clac! Oh, oh! Ma si fa presto a dire l'allenamento, la forma del campione, la classe dell'atleta, tutte cose importantissime! Ma il fattore morale, capisce? Il fattore morale! Mi allacci lei, professore, abbia pazienza, sa? Ma volentieri! Non mi riesce, non ci arrivo! Provvedo io, l'allacci bene! Grazie, professore, grazie! Lei è sempre scherzoso, eh? Signor Domenico, guardi un po' se mi può rimediare qualche cosa. 200, 100, 50. Guarda, non ho niente. Niente, ma come non ha niente? Come, oh mia suocera? Maledizione. Neanche la pelle me lascia. Senti quello che ti dico. Nello non avrà la clac per colpa tua e va bene. Io sono sicura che vince lo stesso. Ma se per una strana combinazione quel povero figlio mio dovesse buscarne... Povero te! Ma presto, andiamo, siamo in ritardo, scusi, San Marinoni! Arriveremo che sarà già cominciato! Andiamo, tutto per colpa tua! Se perde, è meglio che tu non ti faccia più vedere, sai! E stai attento in cucina alla pentola del brodo, dagli un'occhiata ogni tanto che non perdi il bollore, intesi? E guarda che deve bollire a fuoco lento! Non muoverti mai di cucina, sai! Senza la clac, io declino ogni responsabilità. Se perde, guai a lui. Andiamo, andiamo anche tardi. Guai a lui? Guai a me! Mia suocera! Mia suocera. Pappagallo. Tu non lavori e mangi. E io lavoro e non mangio. Tu un suocero non ne hai. E io una suocera. E io... E se avessa mia suocera in mano. E la casa suocera. Ha perduto? Chi ha perduto? Lì sei solo? Il nemico ha abbandonato la posizione? E allora mettiti il cappello e filiamo verso gli approvvigionamenti. È possibile, sono le guardie. Le guardie dove? Sì, alla pentola. Alla pentola? Alla cucina, via. Ma senti, ma che cosa c'entra la pentola? Stamattina devi la clac, adesso è cucina, ma... Sempre calmo. È necessaria la clac per fare vincere un boxer? Ma insomma, ti sei fissato con questa clac tu? No, io, Marinone! Chi è Marinone? Quello che c'ha una pancia quanto un canace! Non ridere, sai, non ridere. È necessaria la clac per fare vincere un boxer? Oddio, necessaria, in certi casi è quasi indispensabile. Morto sono. Thank you.
povero. Ma niente affatto, con una bella cenetta in riva al mare e una bella zuppa di pesce, tutto si aggiusterà, vedrai. E le faremo delle ricatte semantiche. Ma andate, andate! Ecco, andate! Tombola! La pendola per il brodo, credo che il brodo sia cotto. Comandatela! Vigliaccone! Delinquente, deficiente, vergognato, canaglia, malabutto, mascalzone, chi è lei? Che cosa vuole? Ce l'ho le calcagne. Ma chi? Gli parente della vittima. Morto siamo! Vigliacco mascalzone, me lo paghi, suoi! Me lo paghi! No, fermati per carità, non facciamo scandalo! Facciamo scandalo! Lasciami che io voglio ammazzare! No! Ammazzare! È buona, un intero casamento messo in subbuglio da una pentola incustodita. Ieri, verso le 21.30, il grande casamento popolare sito in via Gaspare Spontini 16 è stato messo in subbuglio dall'improvviso apparire di grosse nuvole di fumo che uscivano dall'abitazione del tipografo Domenico Mondini. Dato l'allarme sono corsi i pompieri. Il tipografo Mondini, incaricato di sorvegliare la pentola incendiaria, nessuna traccia. Questo fatto ha messo al colmo l'ira dei suoi familiari. I vicini si sono allontanati allegramente commentando la tragicomica avventura. È buona davvero. Cos'è, una folla di lettura? Il nemico? Che nemico? A casa mia, la pentola! La pentola? La pentola. Dove siamo qui? Dove siamo? A mare, dove mi hai portato tu ieri sera? Ah già, ieri sera dopo quelle battaglie, Dio che vino! E quando ne abbiamo bevuto? È tardi, è quasi mezzogiorno, andiamo per carità! A cercare un tassì che ci riconduca in città! Ah no, io resto qui! Ma tu hai voglia di scherzare? No. Io devo fare parecchie cose, devo visitare i clienti, ho molti affarucci da sbrigare, andiamo su! Resto qui! Ma sei matto? Meglio matto che cadavere. Ma insomma, che cosa vuoi fare? Dove vuoi andare? Non lo so, raminco. Dove mi portano le gambe? Fuorché a casa mia. Ma ti ci porto io, andiamo insieme. Dove? Dopo le recenti catastrofi, voi che mi vado a chiudere da me stesso nella fossa dei leoni. Sbaglio, c'è, sono irremovibile. E allora resta lì, cosa vuoi dire? Oh, a proposito, Domenico. Guarda che il campionario l'ho lasciato a casa tua. Beh, e se mi domandano di te che cosa rispondo? Disperso. No, senti, Domenico, vieni via con me. Sono impressibile. Guarda che me ne vado e ti lascio qui, eh. Insisto nella latitanza. E allora fai quello che vuoi, io me ne vado. Un addio alla mia amata suocera. Ma questo tavolo è riservato. Mi dispiace. Ci siamo fatti. Mi dispiace, signore, di scomodarti, ma questo tavolo è occupato. Occupato? Giuseppe, accompagna i signori di là. Di là saranno più raccolti, più soli, Sicuro, vogliono sentirmi. Sì, 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 sì
Mi scusi, non se l'abbiano male, ma si tratta di una cliente un po' strana. Oh, una gran signora, intendiamoci, automobile di lusso, servitù, sicuro. Ah, ma deve essere quella dell'altra domenica. Quella signora che si fece portare tutta quella roba e poi non prese nulla. Perfettamente, fa sempre così. Sì, e guai se l'amministratore o la cameriera si azzardano di toccare Bocone. Gli dice sempre che deve aspettare Ruggero e Ruggero non arriva mai. E chi è questo Ruggero? Non sarà il marito. Ah, l'avrà piantato in qualche trattoria. Ecco. Guarda, deve essere lei. Buongiorno. Allora, lei, Balbastore, si mette lì, Tutelindel, lì, io qui e Ruggero qui. Ma c'è corrente? No, c'è corrente. No. Tutelindel lì. Lei, Balbastore, lì, io qui e Ruggero qui. Sì. No, c'è sole. Gli farà male il sole? No, oh, non sì? Credo. Lei, Balbastore, si metta lì. Tu, Delinda, qui. Io qui. E Ruggero, lì. Sì, ma lasciamolo lì. Ma intanto qui nessuno ci serve. Adesso vado io in cucina. Ah, di, non mi piantai mica anche tu come quello là in qualche trattoria, eh? Ma no, caro, no. E mi raccomando, è che i soufflé siano lievissimi. Stia tranquilla, signora. E per il signore amministratore? Ah. Beh, faccia lei. Tanto prima che arrivi il signor Ruggero. Oh, no, Ruggero può arrivare da un momento all'altro e non vorrei che dovesse aspettare. Ci mancherebbe altro. Faccia pure, possiamo aspettare. Belle, un sogno d'un mattino di mezz'estate. Siete serene di mare, le di terra. Guardate un po', non vi pare che sia uno dei due clienti che erano qui ieri sera? No, eppure. Ma sì, è proprio lui. Ma guarda. Buongiorno. Buondì. Ancora qui? Sono qui. È il suo amico? Non ho amici. Volevo dire il suo conoscente, quello... Non ho conoscente. Ma sa che se non fossi sicuro che lei è quello di ieri sera, non lo riconoscerei più. Neanche io non riconosco più. Vuole che ve lo faccia accompagnare a casa con un taxi? No. Con legno? Dov'è? Ehi. Una vettura. No. Senta, non per mandarlo via, ma si può sapere che cosa ci sta a fare qui lei? Ma scusi, questo è un interrogatorio, un'inchiesta? Per l'amor di Dio, no, faccia pure i suoi comodi, come se stesse a casa sua. Sì, è proprio a casa mia che faccio il comodo mio. Ma questo è proprio uno smemorato. Non ha casa, non ha amici, non si ricorda di niente. Poveraccio. Delinda, vado fuori, Ruggero. Siamo le solite, che Dio ce la mandi buona. Il mio Ruggero. Si calmi, signora. Calma. Ruggero. Signora, si calmi. Calma. Finalmente, Ruggero, quanto ti sei fatto aspettare? No, sbaglio, c'è, io non sono Ruggero. Oh, cattivo, perché parli così? Mi fai dolere il cuore. Ma senta, meglio di me vuole sapere che non sono Ruggero. Glielo giuro, ne possa morire mia suocera. Signora. Oh, perché non sono una signora? Perché mi chiami signora? Sono Erminia tua. Chi la conosce? Occupato. Oh, sì, lo so, il lungo vagabondare ti ha offuscato la ragione, ma fra poco mi riconoscerai. Vieni a riposarti sul mio seno. Non ci tengo. Senta, se faccio una cosa non posso fare un'altra. Mi vuoi veder morire? Oh, me infelice. Ma scusi, lei è o non è Ruggero? Non lo sono. Sì, è Ruggero. Dove? Ma allora come si chiama? Non mi chiamo. Ma non ha addosso una tessera, un documento, una qualche cosa? Ah sì, ce l'ho.
Professore. Professore di che? No, il professore quello che si è portato a fare la famiglia. Dov'è? Venga, signore, Domenico, io sono Roggero, glielo dica lei che ha l'occhio in vetrina. Io? È inutile che lei cerchi di scusarlo, tanto per pigliarle le figlie. Ma che vuole? Sono Roggero. Un momento, ma non vedete che non ci riconosce più? Ma noi fuori ci conosciamo bene, però noi ci conosciamo bene. Ma sarà bene di non eccitarlo, lasciarlo tranquillo e buono. Lo so io come si deve prendere. Che vuole lei? Io sono Roggero. Lei si faccia avanti. Dove? Non vede che siamo in pericolo. Andiamo Ruggero, andiamo via da quelle brutte donne. Sì, portami via, involami. Via da qua. Lei rimanga qua. Senta, io sono Ruggero, l'accompagno. Ma dove? No, è una signora per bene, gliela assicuro io. Stiano calme, signore, le cose è molto più grave di quanto prevedevo. Tu, Jacco, fermati. Ruggero. Io sono Ruggero. Ruggero, maledito, avuto. Ruggero! Carmela! Oh, Erminia! Erminia! E abbracciami! Oh, che bello! È vero? Me lo regalasti tu? Dopo che si è rotto il bicchiere! Ricordi, Ruggero, le mie fotografie? Quelle delle opere! Ah, quelle delle opere, sì! Quelle delle opere, sì! Questi sono i miei cavalli di battaglia! Questo cavallo lo conosco. Ma no, queste sono le opere che io cantavo. Ah, già, quest'opera la conosco. Lo so. Sì. Portami tante rose, ma tanti ancora. Sceglie le più spinose. Ma è vero, ma la memoria proprio non ti aiuta più. E anche la voce non mi aiuta più. Ma questa è la sonnambula. Ah, allora cavalla, non cavallo, cara. Questa la conosco, per la destina. Oh, ma Ruggero, ma è la Ida. Ah, la Ida, è perbacco. Io facevo la schiava. Allora, ma adesso gli schiave sono aboliti. Ruggero, vieni al pianoforte. Io non so suonare. Suono io. Allora. To. Che cosa bella, cosa cantava qui? Un duetto? No. A solo? Non ricordi? Quell'opera che fu fischiata. Fischiata? Peccato. La più bella opera. Ruggero, vieni. Che cosa bella. Ruggero. Oh. Ruggero. Quell'hanno fischiata. Ruggero. Non l'hanno visto. Tu? Ruggero, dunque? Morte. Oh Ruggero, il tuo cane? Un pezzo che non ci vediamo. Vi rivedo ancora sulle scene come un dì, nella dolce Aida, la sonnambula e Ninì. Quanta melodia nella voce mia.
patte e tetrazzine non cantavano così. Ruggero, son passati i tempi belli, però la Ide schiava ancor di te. Ruggero, tu mi guardi e non favelli, col viso scuro più di Radames. Erminia, dalla voce de velluto, se fai la Ide io faccio il trovator, però non trovo pace un sol minuto, so perché. Ruggero, quale fiamma, io mi sento per te. Ed io per te, pra pran. Caro. Più cara. Dammi l'illusione di tornare come allora. Cantami Ruggero, bella figlia dell'amore, stretto sul mio cuore come un seduttore. Tu sarai soprano come io son gran tenore. Ruggero, non celarti nell'oblio, senza ribalta e senza riflettore. Sarò Traviata e tu l'Alfredo mio, nell'ultimo duetto dell'amore. Erminia dalla voce de velluto, se fai la Ide io faccio il trovator, però non trovo pace un sol minuto e so perché. Ruggero, quale fiamma io mi sento per te. Ed io per te. Caro. Più cara. E questa cos'è? Sono io. Nella sonnambula. Oh, bella, bella, bella. Ti di mio figlio! Mi dispiace, non si può entrare. Senta, per favore. Via, tuo fratello, tuo padre non possono entrare. No, nessuna seccatura, le garantisco. Scusi, noi dobbiamo entrare. Mi dispiace, senza l'ordine dell'amministratore non si può entrare. Signor portiere, le garantisco, siamo molto amici, sa. Abbiamo fatto la guerra insieme. 226esimo fanteria, brigata adesso. Portiere! Ma quello non è un portiere, quello è un tiranno. Oh, Dio mio. Ma che Domenico si sia messo in testa tutto un tratto di essere diventato un altro. No, no, non è possibile, non ci posso credere. La cosa non persuade neanche me, un uomo che è stato sempre anche troppo bene. E cosa vuol dire, signora mia? I guasti alla centrale avvengono improvvisamente. Sì. A un certo momento manca la corrente e si fa buio e buonanotte. E la si farà meglio raggiusto io la centrale. No, per carità, ci sarebbe da provocare una tragedia. Ma non sa che la perdita della memoria è il primo passo verso la pazzia? Ma com'era stamattina quando lei l'ha lasciato? Ma com'era? Era un po' nervoso, un po' agitato, si capisce? Impressioni violente, paure e... E specie quando si sono subiti dei dispiaceri e dei maltrattamenti. Maltrattamenti? No, no, per carità che non ci incolpino di una cosa simile. Saremo rovinate! Saremo rovinate! Cosa c'è, signore? Non avere paura. Accuccia! Accuccia! Eccolo là, Domenico! Domenico! Guarda che eleganza! Quello lì ha spogliato un pupazzo della Rinascente! Ma che è? Deve essere un vestito del povero scomparso! Ecco già! Domenico! Pietro! Domenichino nostro! Con Militone! Non capisci? Pietro, sono Giulietta! Genero mio, genero! Me i Veltri! Ma sono pericolosi! Mordono? Quando hanno fatto? Hanno mangiato? Sì, sì, hanno mangiato. Sì? Sì? E via questa a me, solo io. Oddio, oh. I cani. Ma no, non fanno niente quei cani. Come no? Ma no. Vede, quella col naso lungo. Falla pigliare subito, me lo porta a me. Poi ti farò un bellissimo regalo. Hai capito? Che cancello! Portiere! Signore. Date un obolo a queste accattori. Domenico! Domenico! Disgraziati! Cosa? A me! Alla sua serva! Via! Zio Domenico! Zio Domenico! Come va? Come va, zio? E se la va, la va! Come? Guarda qua, cane a figlio da cane! Zio, rispondi! Pare che la riconosca! Pare anche a me! Guarda, mi rispondi, rispondi! Chi mi conosce? Andate via! Come va quel poveretto? Che te ne pare? Povero zio! Ruggero! Oh, Ruggero! Oh, che paura m'hai fatto! Credevo d'averti perso di nuovo! Ma questa volta piuttosto ti uccido e poi mi uccido. No, non facciamo complimenti. Capisci che non ti mollo? Non ti mollo più. E neanche io ti mollo. Noi non ci molliamo.
La uccido, no, calma, la uccido. Abbracciamoci e alla faccia degli dittatori. Oh, Ruggero, che Dio. Cara, amore, carina. Ce la porta via, Domenico! Capi zitti, venite, Domenico. Venite con me. Domenico. Prego di accomodarsi qui. Mio marito dov'è? L'amministratore? Eccolo. No, buone donne, non è permesso, non è possibile entrare in villa prima di sera. Ma chi è che vuole entrare nella villa? Io rivolgo mio marito. Ecco, sono costretto a rigettare anche la sua richiesta e le ragioni sono ovvie. La nostra povera signora, come loro certamente sapranno, non gode di un perfetto equilibrio mentale. Ce ne siamo accorti, no, sa. Non è la prima volta che noi l'abbiamo vista entrare in villa accompagnata da vagabondi, da sconosciuti, nei quali essa crede di ravvisare il suo caro povero scomparso. Ma allora è un vizio. Vizio psicopatico in rapporto con elementari bisogni fisiologici. È oltremodo pericoloso contrariarlo, tanto più in questo caso, perché è nuovo. Il mentecatto. Mentecatto sarà lei. Il mentecatto, non tollero interruzioni. Il mentecatto afferma a sua volta di riconoscere la povera signora. Ora, sia che si tratti di un simulatore, come io sono propenso a credere. No, 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 mi dispiace di contraddirla, ma io le ripeto che egli rivela tutti i sintomi dell'eclissi amnesiaco. Comunque, questa volta è impossibile separare facilmente i due. Oh, Madonna Santa, e come facciamo? Facile, io vado in questura. Carità, non immischiare la questura nelle nostre faccende. Tu lo sai che non... No, niente scandalo. Perché noi siamo forse più interessati di loro a toglierci dai piedi il parassita. E come si permette lei? Io più un parassita! È importante che i due non passino la notte in stretta intimità. Sarebbe la rovina. Lo credo bene. No. Oh, e perciò ho convocato per questa sera a pranzo i parenti più prossimi, e cioè i più interessati, a che le sostanze della signora non siano messe a repentaglio da questo deprecabile incidente. Quanto parla? La seduta è tolta. A questa sera. Ciao, Marco. Linda, prego, tre coperti subito ancora. Grazie, non ti accomodare. Perché? Andiamo di là ad aspettarti. Ma come? Non mangiate? No, no, andiamo ad aspettare. Ma lo zio non lo salutate? Oh, Ruggero, scusa. Le tue nipoti. Oh, caro Ruggero. Come si sono ingrandite. Caro zio. Aspettatemi nel salotto. Ruggero, i soufflé, i nostri soufflé. Sì, cari. Non ti dicono nulla? Già, stanno zitti. Oh, ma come non t'assale l'onda dei ricordi? Senti. Vai, cari. Dove? Dico, come sono contento questa sera. Permesso, signore. Quanta gente! Scusi, sono tutti i parenti di quella pazza? Non pazza, turbata. In ritardo? Sono già arrivati tutti qui prima. Vedi? Tutta colpa tua. Oh, buonasera, piccine. Buonasera, cari. Come va? A che punto è il pranzo? Alla fine. E che cosa ha detto la zia? Chiedo perdono, ma credo che questa sera la signora non abbia notato la loro assenza. Come questa volta il principe consorte? Vorrei esprimere giudizi avventati, ma questa volta la scelta sia stata più infelice del solito. Davvero? Lea, complimenti. Buonasera, cara. E qual è? Ah, eccolo. Di famiglia, sai. All'aria di famiglia. Ma per te non fare la sciocca. Ti pare questo il momento di scherzare? Buonasera, zia Erminia. Bella. Buonasera, zia. Sei in ritardo. Scusatemi. Come va, zio Ruggero? Caro, Domenico. Ruggero? Domenico, nostro nipote, ti saluta. Ah, ma dunque, zio Ruggero, non mi riconosci più? Ma sì, che te l'avviso. Sei Domenico, mio nipote. E io sono tuo zio, Ruggero. È così chiaro? Ma bravo! Va bene! Che memoria! Oh, che fisionomista! La voce del sangue! E poi Domenico è cresciuto da allora, è cambiato.
Cambiato io, no? Ma lui, domenico lui! Se ha un'espressione variabile. Variabile no, non mi pare. Sì, di profilo, sì. E José? Giuseppa. Giuseppe. Giuseppe in dialetto. In italiano Giuseppa. Oddio. È chiaro, è chiaro. Ma no, se cominciarono a filare a Viareggio. Beh, a Viareggio filavano perché lì si fila, sa? Ma in luglio, ma in gennaio poi non filarono più. Ma che Viareggio? A Capri? Capri e cavole, insomma, sono cavole e capri. Ma se a Capri andammo l'anno dopo di Chamonix? Ah! Erminia! Ma Dove? Aria, aria! Su via, portatela via, su quel divano! Aprite la finestra! Apritemi la porta! Ma no, ma non è niente di grave! Sono le intermittenze della psicopatia sessuale! Niente paura! Come niente paura? Perché niente paura? Ma portiamola di là, nel salone! Andiamo fuori, è meglio! Aria, aria! Ma giusto, una porta di ghiaccio, subito! Ci mancava anche la pazza ora. Speriamo che la portino al manicomio. Speriamo. Mi dispiace di essere la causa di questo malessere della zia. Ma come? Tu pure lo sai e vai a nominare Chamonix. Ma perché? Cosa è successo a Chamonix? Ma la prego, ci lasci in pace. Vada, vada. Lei non va? Scusi, cosa è successo a Chamonix? Ma niente. Ma a Chamonix ti ammalasti? Io? Sì? Ma nulla del grave, spero. Ma se ti dettero l'olio santo? L'olio santo? A me? Ma sì, a te. Ma io non mi ricordo questo fatto. Te ricordi bene di quest'olio? Perché a me mi è sfuggito. Ma come si permette lei di dare del tuo alla signora? Ruggero! Cos'è tutta questa gente? Hanno voglia, nonna. Sì, no, ho capito. Si accomodi. Sì. Lei non mi ha fatto buona impressione. Prego, la chiamano. Ma prego poi io. Ruggero. Ruggero, vieni qui. Amore! Tesoro! Ruggero! Presto, presto, presto. Va, va, caro. Va. Ruggero! Oh, cara. Amore mio, vieni qui. Dottore, si è rimessa completamente. Completamente. Oh, quanta gente. Buonanotte, via. Arrivederci, Ruggero. Buonanotte. Buon riposo. Grazie. Buonanotte. A domani, Erminia. Arrivederci. Domani tornano? Sì. E quando mangiano? 2 ore senza poterti abbracciare. Senza poterti soffocare di baci. Cara, soffocami. Sì, ma con discrezione, però. Sì, ma bisognerebbe finita con questa commedia. Commedia? Questa non è una commedia. È un dramma. Bisogna portarlo via ad ogni costo. Portarlo via? Ah, è una parola. Intanto aspettiamo. Una montagna di fiori nella mia camera. Bene, signora, intanto porto questo. Intanto. Fiori fra fiori. Per la nostra notte nuziale. Sì. Sempre così. Cara. Rose, ho detto ancora rose. Ma è sorda questa ragazza. Ho sempre sognato di morire. Tu? Tutti e due. No. Perché no? Dobbiamo discuterla questa cosa. In un mare di fiori. Stiamo freschi. Ruggero. Oh, cara. Qui. Non ti riesce bene questa. Finalmente. È la tua camera. Questa? Sì. La bella morte. Si è fessata questa morte. Ma fra poco, mio braciere ardente. Mia fornace viva. Fra un'ora ci voglio ripompire qua. Giuseppe, preparate tutto. Subito, signore. Ma non si fuma qui in questa casa, non ci sono sigari? Sì, ci sono dei trabucos, degli Havana. I suoi sigari preferiti. Ah, è proprio questo, io che ricordo. Ve ne fumavo da queste molte. 5 anche lei, delle volte. Sì, sì. Perché mi piace la foglia. Fate qualche cosa, una camicia di forza. Ma allora legatelo come un salame. E lei come una mortadella. Silenzio, signori, lasciate parlare l'amministratore. Ecco, signori, io ho avuto un'idea, direi quasi geniale. Non appena lo smemorato si sarà addormentato. Perché lei crede che quella pazza lo lascerà addormentare? Ma mi faccia piacere, signor amministratore, lei non... Che cosa riapparsa dalla signora Erminia?
c'è pericolo. Troppi guai ha passato. Questi guai l'ho passato pure io. È diventata diffidentissima. Per quello che mi risulta, so che ha l'abitudine di dormire con un'arma sotto il guanciale. Pugnale? No. Ah, ma ce la dico. Revolver. Carico? Piuttosto. Altri ordini? No, niente. Buonanotte. Non credo. Ruggero! Questo? E dunque, t'aspetto? Sì. Ruggero! T'aspetto, vieni! Ma non c'erano più rose! No, signora, non ce n'erano più. Mamma mia, mi pare una camera ardente. Anima mia, non tardare, queste rose appassiranno tutte. Piccolino mio, ci sono tanti fiori che t'aspettano. Ruggero, dunque! Oh, questa attesa mi fa morire, vero, mio mondo, mio tutto, tutto mio. Ruggero, mi vuoi far morire? Amore mio, amore mio, amore mio, ma, caro. È sonnambulo. Povero amore. Ma cosa fa? È sonnambulo. Sonnambulo? Avrebbe mai detto. Ma allora si sa quante volte sarà andato a fare una passeggiatina sui tetti e non ne sapevamo niente. Anche questa ci mancava. Non ho le gambe! Oh, povero commilitone! Non si fa male, state attenti! Nessuno lo può! E chi lo sa? Va nell'acqua! Non ci va! Ci va! Non ci va! Sì! No! Sì! Povero amore, tesoro mio! Non annegare! Piano, piano, bisogna usare prudenza! Sì, e se fai cascare l'acqua? E pazienza! E come pazienza? Fermi, che nessuno lo tocchi! E chi lo tocca? Ve l'avevo detto io che non ci sarebbe andato nell'acqua! No, lei ha detto che c'è andato, mi ha detto! Ma che... Apri il cancello presto, sì, presto per favore. Bene, signora. Te lo dicevo io che avrebbe ritrovato la porta di casa. Sfido, sta bene qui. Accidenti.
si vede. Buongiorno, signora. Lei l'altra sera quando ha visto le brutte si è spagliato, eh? Oh, signora, ma che dice spagliato? Mi sono allontanato. E che voglio, il cuore fatto così non regge a certi spettacoli. Vedere un ragazzo di fegato di cuore come Nello che avrebbe potuto vincere, ma che vincere, stravincere. Ma io però, signora, lei se lo deve ricordare, io gliel'avevo detto, senza la classe... Basta! Basta con queste storie, il cuore, il fegato e la coratella, non mi parli mai più di voi. Anzi, se proprio vuole farmi un piacere... Ma due, signora, ma... Non si faccia più vedere! Oh! Oh! Ma qui si deve trattare di un equivoco. Signora Agatha! Mai più! Basta con la box! Signora Meglia, si è alzato Nello? Volevo solamente salutarlo. Senta, professore, lei Nello ce la lasci stare. Anzi, guardi, se ci vuol fare un grande piacere. Ma dica, signora, dica! Gliel'ho già detto io. Erminia! Erminia! Ma è solo un battista! Ma dove l'ha sempre tu? Ma non ti si è alzato! Rieccoci da capo! Ma allora è proprio vero che il signor Domenico... Lo vedi? Lo sanno tutti. E noi che abbiamo fatto tanto per tenerlo nascosto? Ma l'ha sempre tu, dico! La prima del mese me l'ha tutto licenziato! Presto, andiamo! Senti come strilla! Ma nessun mascalzone c'è qui! Come si fa? Nello, avanti, professore! Maionese, caviale, tartufe, ostriche... Qualche ragosta, quella me la servirei da colazione. No, no, Domenico, no. Ruggero! Sì, caro, sì, mamma. Ma senta, ma! È sicura che mi serve da rame e convenienza! Tutta colpa di quella matta! Ma no, è tutta colpa nostra. Un momento! Avvicinatevi! Vino del Reno, spumante nazionale! Emilia! Buttatela fuori! Sì, sì. Emilia, fuori! E vieni a fuori! 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 Oh, e adesso come si fa? Qui ci vuole un patrimonio. Hai qualche cosa da darmi? Io? Neanche il buongiorno. Beh sì, veramente qualche cosa ce l'avrei da parte. Ma francamente mi dispiace tirarlo fuori. Andiamo a prendere l'altra vestaglia. Quale vestaglia? L'altra vestaglia! Ma se ce l'hai la vestaglia? Quella più bella di questa! Ma come, ma... Guardate! Bisogna accontentarlo, bisogna accontentarlo. Diamogli quella di Nello. È questione d'allenamento. Poi il resto va benone. È migliore che non sei allenato ad incassare. È tutta questione di incasso. Come? Sì, incasso. È ancora qui lei? Dammi la vestaglia tu. Cosa vuoi farci con la vestaglia? La vuoi che l'ha? Ma come, io dovrei dare la vestaglia del ring? Dico, con lei mi sembra di aver parlato abbastanza chiaro, no? Mi raccomando, Giulietta, fai presto. Sì, sì, vado subito. Buongiorno. Buongiorno, signor Piano. Buongiorno, signora Amelia. Come va? Così, così. Oddio, un certo miglioramento c'è. Ancora non ha nominato la villa di quella matta. Lo vede? Gliel'ho detto io. È inutile chiamare lo specialista. Piano piano si riprenderà. Si accomodi. Grazie, signora, molto gentile. Ma dove siamo qui? Cosa fate voi qui? Io non... No. Dov'è quell'altra cameriera? Qual è? Quella col naso da pappagallo. Io non... Beh, andate a prendere il trabocco e sedia. Sì. Svelta! Sì! Domenico, ma... Che Domenico? Cos'è questo nome volgare? Io me lo... Ruggero! Ruggero! E basta! Ecco il pappagallo! Vi proibisco a seguirmi. Sì, caro. Va detto... Col primo del mese, prima vi butto dalla finestra e poscia ve licenzio. Sì. Non transigo. Sì. Ho detto. Queste sporche cuscine. I miei cuscini, i miei cuscini. Sporco cuscino. I miei cuscini. E che bello, ma noi vogliamo sempre quello, noi vogliamo sempre quello. Pappagallo, trabucos. Trabucos. Ecco, ne ho uno. Non è un trabucos, ma fa lo stesso. Non va lo stesso? No, ma Domenico. Ruggero. Ruggero. No, poi. Ma dov'è il mio serpentorano? Non vado per questo. Eccomi qua. No, quell'altra, quella... Sì. Eccomi qua. Accendete. Sì. Accendete. Sì. Preparate la colazione dei miei appartamenti. Via! Sì.
Eccomi qua. Oggi mangio privato. Sì. Non scendo nella sala a mangiare. No. Ovvero sia il mio triclinio. Sì. Poveri noi, poveri noi! Stiano calme, stiano calme! E aspettino un momento! Mi proverò con qualche ricordo di guerra, sì, chissà che non riesca... Sì, speriamo! Bang! Bang, 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 bang. Ma cos'è? Lasciami in pace! Ma che pace! Che pace! Siamo in guerra! Siamo in guerra! Scendi, scendi giù! Ci hanno scoperto! Ci hanno scoperto! Ti vuoi far accoppare? Scendi! No! Sì, scendi! Bum! Bum, 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 bum! È scoppiata la Santa Barbara! Bum! Ma via, basta! Bum, bum! Zitto! È l'ora dell'attacco! Siamo scoperti! Forza! Sotto! Sotto! Forza! Vai smetterlo, no? Ma come? Senti, io ci faccio, ma a me mi pare che tu ci sei tutto. Ma allora tu, non sei Domenico? È mai fatto sudare tanto? Ho trovato il modo come domare i miei carnefici. Ah, bravo, bravo, sei stato veramente grande. Io? Ruggero, eh? Tutto merito suo, io non c'entro per niente. Senti, non ricominciamo con Ruggero, eh? Beh, come andiamo? Lo riconosce? Ma che? È tutto inutile, sa? Lasci stare, ci provo io. È vero che mi riconosce? Mai visto. Andiamo, mi guardi bene. Il professor Marinoni. Professore di che? Ma come di che? Di educazione fisica. Ah, di fisica posso, ma in quanto educazione contesto. Ah, questo mi dispiace. Si vede proprio che non mi riconosce. Gliel'avevo detto, sa, non c'è niente da fare. Un momento, senta. La sua faccia non mi risulta sconosciuta. Me l'ha qui, se mettete col filo. Ma che peccato che c'è il naso. Non capito. Oh, si sponga tutto. No, da dentro. Fermo così. Fermo così. Mi pare che ci siamo. Forse. Ah, professore, spiega, mi lasci, no, stia fermo, fermo, mi lasci andare, mi lasci andare. Forza, Ruggero. Stia calmo, professore, la prego. Marrano, scalza polli, mancia pane a tradimento. Vada via, è meglio dire per me. Via da qua, servitulame, buttate fuori questo individuo. Bravo, Ruggero, via, via da qua, via. Calmati, calmati. Come, come, chi è che deve andare via? Il professore. Ma chi è questo sguattero? Sbarazzatevi della sua presenza! Cosa hai detto? Ho detto! Mamma, io prima ti butto per le scale! No, no! Ti faccio fare un volo dalla finestra! No! Ti rompo! Non rompi niente! Fuori dai piedi tutti e due! Non voglio più vedere! Quello ce l'ha un po' troppo con noi per essere pazzo! Quello lo fa apposta! Ma no! Ma cosa dici, Nello? Ma non lo vedi che... E lasciatelo! Lasciatelo! Ma stai fermo? Non abbia paura, coraggio! Forza, Ruggero! Adesso lo guarisco io! Lascia! No, bello qua! Entri, entri! Ferma tutto! Ferma tutto! Sono che si possa fare da fermo! Attento da te! Fermo, papà! Fermo, raga! Fermo! Dio! Fermi, oh, polverizzo! Dio, per carità! Io sono Ruggero! No! Sì! Ah, ma non finisce mica così, eh? Che non si creda di passarla liscia. Un giorno o l'altro gli ammollo un diretto che lo faccio secco. Bravo. Perché, intendiamoci, io sono sempre quello che ha battuto Giacomozzi, eh? È giusto. Finiscila. Giacomozzi si è fatto battere da te per 50 lire. Come, come? Non fa qualche cosa il professore Marinoni? Ma no. Ma sì, me l'ha detto. Ah, venga avanti lei, venga avanti. Io sono Ruggero. Ah, bisogna venire qui per trovarti, eh? Me lo vuoi dare sì o no l'altra metà? Perché con queste 50 lire sono 3 giorni che non mangio. 50... Momento. Spero. A voi le 50 lire sono mie. Oh, via, come ascolto!
Oh, tu! Dammi la 50 lire! E ora sotto la colazione! La colazione, dico! Subito, caro, subito, presto, Giulietta! E allora, signore, non mi resta che salutarla. Arrivederla. Torni a trovarci. Senz'altro. Mio caro Domenico, addio. Ma che Domenico? Con chi credete parlare? Domandate! Ehi, dico, a voi! Fermatevi! Bravo, sei stato grande, gli hai sgominati su tutto il fronte. Roba da matti. Questa colazione con te. Ah sì, caro mio, io scappo, ma hai già fatto perdere troppo tempo. Piuttosto, un consiglio, sappi sfruttare la vittoria così brillantemente conseguita, eh? Ma ha rovinato questo pranzo, quanto speso. Oh, povere le mie economie. Oh, che fame che ho. Io non mi reggo più della debolezza. Chi mi ha dato l'ordine di sedervi? Sapete che le cameriere non mangiano a tavola col padrone? Alzatevi, via. Poi alza due, no, voi soli. Sì. Fermi. Fermi. Svelta. Prendetevi il vostro pappagallo. Via! Ma perché? Oh, ma Dio! Vittoria su tutta la linea! Viva Ruggero! Viva Ruggero! Viva Ruggero! Allora tu! Finché vive la mia amata suocera, sarò sempre smemorato! Oh, ma anche per Nello? Per Nello ci penserò! Ah, Dio mio! Sì, Giulietta, non mi vuoi più bene, vero? Nemmeno se mi metto a lavorare seriamente. Su, su, aiutami. Ah. Il peso gallo ha abbassato la cresta.